Carmelo Trotta e Domenico Panizzetto, che accompagnerà con la sua musica e il suo canto questo viaggio ideale nella terra del Cilento. Che vengono proposti sono, riportano vecchie storie, a storie, amori, disagi della gente appunto del Cilento. E comunque le immagini che voi vedrete in PowerPoint sono per noi un piccolo omaggio alla terra cilentana, e io ringrazio sia Carmelo che Domenico per averle messe a disposizione per questa serata, questo pomeriggio. E adesso buon ascolto. Io scrivo in questo testo che si intitola Ma chi sono sti avi, chi sono i nostri avi? Il monto che si consuma sotterra la vergogna umana, abbraccio pensieri di ritornare indietro, con camini antiche e la vita di chi muore. Li conti che mi son duto, erano voci antiche, che vennero pensare allo mondo prima. E guardo com'è fatta la stella ariana, bella che era luce, d'amore senza fine. Ninna nanna, ninna oh, l'umunno che si consuma, derra la vergogna umana, abbraccio pensieri e ritorna a Durella. Grazie davvero a Domenico Campitiello per questa sua interpretazione canore musicale che ci porta proprio dentro al mondo del Cilento. Aprire con la musica questo pomeriggio letterario che avete sentito prima da Concetta è curato dall'associazione Se la Luna ci fa veramente molto molto piacere, perché musica e parola scritta sono un binomio fantastico per la memoria e per gridare diritti per tutti. Questi uomini sono sì eroi di pezza, però sono ostinati, sono determinati, diceva lui, pellegrini nel mondo, a cui l'autore dedica tutta la sua fatica e l'impegno di scrittura. Perché? Perché trovino riconoscimento. E quella vita e memoria che solo la scrittura garantisce, scrittura o musica, scavalcando quelle che sono le inevitabili scadenze, vita, morte, a cui ciascun essere vivente è destinato, non può sfuggire. Scriverla, la loro storia, è superare questo confine che è inevitabile con la morte degli esseri. C'è chi scrive per lasciare un'eredità, chi per avere successo spera di avere fama, di avere notorietà. Niente di tutto questo quando si parla di Carmelo Trotta. Estraneo ad ogni velleità di successo, di fama, di riconoscimento e di evasione, scrive unicamente perché vive con impegno morale il dare memoria a quanti, in ogni tempo, hanno onorato la vita amandola, amandola col sudore del lavoro, amandola schiacciati dai pregiudizi, con gli stenti di raccolti magrissimi, con la partenza per terre lontane, e qui una gravissima piaga del Cilento, col chinare la testa ai potenti e ai governanti. Ecco, onorare con la forza della parola questi eroi è l'unica ragione della scrittura di Carmelo Trotta, eroi di pezza. In questa foto ci sono ogni espressione, ogni volto, ecco, può essere un eroe di pezza. Il libro accoglie tre racconti lunghi. I titoli sono Mastro Ascanio dalla Porta, Il cane lupo del Podestà, Tommaso Vairo. In tutti e tre i racconti emergono figure di protagonisti dall'identità molto forte e netta. Troviamo tanti Tommaso, tanti Sabetta,
Don Antonio, Zio Rosina, per citarne alcuni, che vivono amando la vita pur senza la certezza del domani. Vivono senza far rumore. Vivono accompagnati da un lavoro duro, accontentandosi di fazzoletti di terra. Il nostro autore li chiama stoppieddo. È giusto, va bene? Stoppieddo di terreno. Perché il terreno, per lo più, è nelle mani dei pochi. E questa gente, gli eroi di Pezza, subiscono pure le angherie dei potenti. Non crediamo che appartenga al passato la storia di Carmelo. Gli eroi di Pezza sono una schiera in cammino nella storia. Quindi, io direi, ogni suo racconto finisce, ma continua ancora. Il luogo dei perdenti e dei farabutti, di chi sfrutta e di chi è sfruttato. Non è cosa da poco, è una meraviglia, cioè questa attività narrativa mi ha travolta. L'ho letto più e più volte ed ogni volta, credetemi, l'arricchimento, perché è densissimo, è pieno, è scavato. E vi auguro, ecco, di fare una lettura altrettanto appassionata, perché è un libro che vale moltissimo. Aveva cercato per anni, Mastro Ascanio, un pezzo di terra qualsiasi dove conciare i cumuli di letame che, come aveva appreso da chissà quale alchimista, doveva stagionare come legno da usare per la mobiliatura dei ricchi. Letame stagionato a 5 anni, se doveva essere utilizzato per l'orto, stagionato a 3 anni, quello per la semina del grano. Letame stagionato fino a 1 anno, quello utilizzato per l'impianto delle nuove piante d'ulivo e di quelle a frutto grosso. Quindi radici cilentane, radici cilentane che noi siamo attaccati alla terra del nostro Cilento, come l'albero non vuole lasciare la sua terra, che quest'albero che stavano piantando aveva come una mano aggrappato alla propria terra. Sento lui a tu mio, coppa lo cuore tuo, con forza darra voglia lo viendo, ma non ti smuova mai la sto Cilento. Piangendo, ha già sentito un respiro, e lo cuore cavatte, resto Cilento mio, ma non beriti, casi mongatanati, prigionieri di sta terra, a dove siamo nati. Tra quadrigli e canti, veo gente che si muove, una stagione passa e ne viene nata nova, sti panni in da una cascia, sapore e profumi veri, sento una ninna nanna, sento a mamma, in da una stanza rombre senza nomi. Sento una ninna nanna, sento a mamma, in da una stanza rombre senza nomi. Una chianta mi porterà lo senso della vita, tant'anni sono passati, tant'anni sta luce scrive, alla luce era lo sole, una vita senza fine, con forza darra voglia lo viendo, ma non ti smuova mai la sto Cilento. Grazie, grazie Domenico. Ascanio, abbiamo scoperto quindi, è quest'uomo ricco di valori, che gli permette di vivere senza conoscere mai la miseria e soprattutto gli permette di confermare a se stesso e di insegnare ai figli la validità di alcuni straordinari valori. Un po' eccentrici e non riconosciuti dalla grande maggioranza dei compaesani. Valori però in cui ha creduto e che sono stati la base del suo riscatto da eroe pezzente e perdente. Non si sentiva ricco, Mastro Ascanio dalla porta. Non si sentiva neppure benestante. Si sentiva solo più fortunato perché aveva potuto scegliere la sua strada e aveva potuto dare corpo alle fantasie di bambino che sognava da grande di sperimentare i mestieri che nessuno aveva mai voluto fare e di non avere un comando a cui obbedire se non quello che poteva provenire dalla bocca di suo padre o dalla bocca della sua coscienza. Mastro Ascanio sposa Sabetta,
Elisabetta, una ragazza ultima tra gli ultimi in quella terra. Perché? Perché è affetta da una grave disabilità. Lei non parla, lei è una ragazza muta. Carmelo sa farne una stupenda eroina di pezza. Ringrazio tantissimo Carmelo, la sua famiglia e tutto il resto che siamo qui, anche tutti voi che ci avete accolti come se fossimo della vostra terra lo stesso. Questo canto che io eseguirò adesso si chiama Viento Casona. Dicono, dalle mie parti, che è il più famoso che io sto cantando perché ha un significato un po' mitologico, che nel vento io ascoltavo e vedevo il mio Cilento, antico, che noi non l'abbiamo vissuto. Lo viviamo con le pietre. Viento che passi in da ste vie, abbraccia chi tanto te vuole bene. Senza te e sonno perduto, ricordo l'amore a chi nulla ha avuto. La campana suona forte a lungo, lontano porti la novella nuova. E ralli ralli forte, faccia sta via, che una mano antica ha usato ste mura. E ralli ralli forte, faccia sta via, che una mano antica ha usato ste mura. Oscia, oscia, oscia forte, scimmi, scimmi, verrà lo monte. Sagli e sagli e tarda vogli, sceglia le chiande, porta nuiore. Grazie. Abbiamo avuto un assaggio di che forza ha il personaggio di Mastro Ascanio e ora ci spostiamo su Don Antonio Cascavilla, sempre un personaggio di questo racconto, personaggio che io reputo strepitoso. Entra in modo discreto nel racconto, sembra quasi un dettaglio marginale nel tessuto narrativo, perché il lettore è stato impegnato fino a quel momento a seguire un messo comunale, un certo Girolamo Storniello e il cavaliere Patanè, in merito alla convocazione della giunta comunale. Invece, all'improvviso, tecnica usata spesso dall'autore nel suo libro, per numerose pagine a seguire, dopo che viene sto annuncio di Don Antonio, Trota ci porta dentro al personaggio, alla conoscenza di questo Cascavilla e getta le basi per farlo diventare, nel proseguo del racconto, una figura dominante. E aveva scoperto Antonio Cascavilla che suo padre aveva lasciato la sua patria, i luoghi dove erano nati tutti coloro di cui manteneva il ricordo, perché l'aria che andava respirando non aveva più ossigeno che potesse alimentare il futuro. Doveva andare, perché sarebbe morto o impazzito se fosse rimasto a rimuginare sul perché, nelle faccende degli uomini e della politica, a pagare sono sempre quelli che non hanno voce in nulla. Lo cuore mio lo lascio allo Cilento, di un bandì che non si pensava a niente, si respirava l'aria per campare, la terra ne riera a mangiare, ma vale la pena remigrare. Poi si cantava, mamma mia dammi 100 lire, che in America voglio andare, mamma mia dammi 100 lire, che in America voglio andare. Non c'è mai stato un uomo nella terra che non ha voluto bene a dove è nato, lavoro ne trovava in dalla terra, ma s'è trovato solo e scansato. Cilento bella terra, terra relavi miei, pure se non c'è pane, parto per poi tornare. Grazie.
Ringrazio ancora il mio amico e chiaramente Sera Luna, perché devo dire la verità, avete fatto una presentazione oltre le mie aspettative. Cioè, ho scoperto poi il mio Windows ha ascoltato il è particolare. No, no, è vero, quindi due, sono assolutamente contento di vedervi sorridere. Qualche volta io vedevo le persone che addormentano in questa sala qua. Oggi non è successo. Quindi vi ringrazio perché avete avuto il coraggio di resistere in piedi senza addormentarvi. Terza cosa. Davvero, Domenico, questa è la cosa più bella che noi abbiamo pensato. Portarti a Stio con il regista Fausto. Sono i miei vecchi amici, sono vecchissimi, insomma, ecco, la cosa più bella credo di aver fatto è quello di farvi di portare qui da voi questi miei amici per parlare di cinema. Bravo. E sto cilento canta a voce stesa, canti l'amore sdegno di partenza. Aria fresca che adora la terra, sappiamo solo fatia e sorrore, siamo rozzi, poveri e ignoranti, sappiamo solo rice se signore, ravaglioni siamo scausi e nuri, nessuno se ne importa che decimo, e gira e vota, che se la vita era una vota, che era vita cilentana, in dalla terra era mattina e sera, in dalla terra era mattina e sera, in dalla terra, tra mattina e sera. Ha ci contato giorni, mesi e anni, pensando che canciasse questa vita. Poco fatia e tanta fatia, lo don stai allo frisco a panza piena. Per me ne ince penso tanta volte, come hanno fatto là da amici miei. Una moglie e cinque creature, due giorni la faccio sta pensata. E gira e boda, questa è la vita per una vota, che era vita cinquanta. Bene, grazie per la vostra presenza, grazie per questo pomeriggio e un grazie speciale a chi ci ha portato la voce di una terra bellissima, il Cilento, Domenico e Carmelo, ecco, che sentiamo vicina, ecco, che bella.